A volte si vede nella scuola semplicemente lo strumento per tramandare una certa quantità massima di conoscenza alla generazione che sta formandosi. Ma questo non è esatto. La conoscenza è cosa morta, la scuola invece serve a vivere. Essa dovrebbe sviluppare nei giovani quelle qualità e quelle capacità che rappresentano un valore per il benessere della comunità. Ma ciò non significa che l'individualità debba essere distrutta e che l'individuo debba diventare semplicemente uno strumento della comunità, come un'ape o una formica. Una comunità di individui tutti uguali, senza originalità e senza mete personali, sarebbe una povera comunità senza possibilità di sviluppo. Al contrario, l'obiettivo deve essere l'educazione di individui che agiscano e pensino indipendentemente, i quali tuttavia vedano nell'esercizio del servizio della comunità il loro più alto problema di vita. Albert Einstein, pensieri degli anni difficili. Buonasera, buonasera a tutti, sono contento di vedervi così numerosi perché oggi si parla di scuola. Il tema di questo Lector in Fabula 2013 è le disuguaglianze, il più e il meno, e quindi si parla di scuola perché quale tema può essere più vicino a quello scolastico, se non quello delle disuguaglianze. Però stavo riflettendo stamattina, vorrei vedere un tema che non c'entra nulla con la scuola. Se si parla di disuguaglianze, se si parla di integrazione, se si parla di cultura, di scienza, del nostro futuro, di come siamo fatti noi, la scuola c'entra sempre. Quindi stiamo a posto per i prossimi Lector in Fabula fino al 3000. Quindi oggi parliamo di scuola. Ora, con chi parliamo di scuola? Con due ospiti di eccezione che sono Cesare Moreno e Giancarlo Visitilli. Allora, chi sono Cesare Moreno e Giancarlo Visitilli? Ve lo diranno loro, perché lo sapranno dire meglio di quanto possa dirlo io. Quello che vi posso dire subito è che si occupano di scuola, fanno il mestiere più antico del mondo, come quello che faccio io, che è quello dell'insegnante, e Cesare Moreno è un maestro di strada. Che belle parole, maestro e strada, quindi messe insieme danno una parola bellissima, maestro di strada. Quindi è stato un autore, un fondatore, se vogliamo, del famoso progetto Chance, che è un progetto che serviva, che serve, vedremo poi che fine ha fatto, come si è andato sviluppando, come si va sviluppando oggi, per riabilitare, come possiamo dire, per recuperare alla scuola tanti ragazzi che il rapporto con la scuola l'hanno interrotto per vari motivi. Ragazzi che vivono in zone disagiate, in zone disperate, nelle zone popolari di Napoli. Però c'è il progetto, come diceva appunto Cesare, di allargarlo un po' a tutta l'Italia, questa idea. E Giancarlo Visitilli è invece un insegnante delle nostre parti, autore di un libro fortunato, è La felicità prof dell'Inaudi, e si occupa anche di cinema, per esempio la raccolta cinematografica, la rassegna cinematografica del racconto Il film, che è ambientata nei Castelli di Puglia, ha avuto tanto successo, è una delle opere appunto del professore che si occupa di cinema e che cerca di portare il linguaggio filmico verso appunto le esigenze scolastiche, nel senso che il linguaggio filmico può servire appunto per quell'opera di avvicinamento dei ragazzi alla scuola e anche a migliorarne le potenzialità. Il libro invece di cui parleremo a proposito di Cesare Moreno non è di Cesare Moreno, ma è della moglie, di Carla Melazzi, purtroppo scomparsa qualche anno fa, che appunto faceva parte di questo progetto, il progetto Chance, e si chiama Insegnare al principe di Danimarca. Allora io adesso, prima di dare la parola, e gliela darò subito, ai nostri ospiti, andrei a leggere un pezzettino di questo libro, per darvi un'idea. Abbandonati i bidelli, Rossella DM, abbiamo due allievi di nome Rossella, si precipita verso la porta blindata che custodisce i pacchetti di sigarette e inscena una perfetta crisi di astinenza, mordendosi le mani a sangue, urlando «Voglio fumare!», dando calci alle porte, sbattendo qua e là il solito infisso vagante di alluminio, inseguita dalle mamme sociali che tentano di far valere contro la sua furia le regole da tutti stabilite e accettate a proposito del fumo.
Intanto si è fatto mezzogiorno, arriva Raffaele, i ragazzi gli vanno incontro sul viale, gli chiedono notizie sul suo esame. Raffaele si è assentato 3 giorni per prepararlo e gli fanno entusiastici complimenti. Esco anch'io e vedo Ciro che fracassa una bottiglia di birra contro il muro. Lo sgrido. Poco dopo vedo Peppe in lontananza che lancia qualcosa, ma non mi rendo conto di cosa sia. Si saprà che ha tirato una pietra al finestrino dell'auto di una maestra. Tra i ragazzi si sparge il panico, Nunzia grida e mo ci chiudono chance. Intanto arriva la mamma di Ciro, la faccio entrare nello spassatiempo. Ciro si siede e mette sul tavolo il cagnolino spingendolo verso di me. Arriva la maestra padrona della macchina, Anna e Rita si occupano di lei, si mettono in contatto con il padre di Peppe, il quale sostiene che ha tirato un sasso a Ciro e ha sbagliato mira, invece non è così, ha tirato proprio contro il vetro. La mamma di Ciro osserva che a casa di Peppe filano tutti come soldati. Mentre parliamo entra Luisa, reduce dell'esame, gridando non so a chi, Buchinaro! Ci vede e si blocca, mentre la mamma di Ciro fa vedere che è scandalizzata. Questa è la scuola di Cesare Morino. Allora cosa possiamo chiedere? Intanto chiederei a tutti e due perché, forse la maniera migliore di iniziare, perché questi titoli? Insegnare al principe di Danimarca. Io ripeto una cosa che ha detto uno dei presentatori di questo libro, ha detto questo libro non parla di scuola, non parla di Napoli e non parla dei disgraziati. E il titolo quindi è voluto e riprende un'idea che esprime Carla Melazzini perché più o meno ha detto una cosa di questo genere. Chiunque, qualsiasi insegnante di media cultura e umanità, e qua va sottolineato media cultura e umanità, quindi non una persona, noi siamo pieni di bravi insegnanti, di persone che insomma si elevano dalla media, no, qua parliamo di un insegnante di media cultura e umanità, è disponibile a commuoversi alle vicende del principe ammalito e a comprendere le sue azioni più insensate. Perché cosa che, su cui non riflettiamo mai abbastanza è che il principe ammalito aveva 17 anni e il suo essere o non essere era strettamente connesso a lo ammazzo o non lo ammazzo, l'amante della madre. Se uno invece, argomenta Carla, se uno invece non si chiama ammalito, non è principe, non è danese, ma si chiama Lello, ed è un morto di fame ed è di Napoli, se fa le stesse cose del principe ammalato, nessuno piglia in considerazione. E questo è molto importante perché stabilisce, ne parlavo con una presa, una connessione, come diciamo noi, tra i disagi interiori e i disagi sociali. Dal punto di vista di chi deve fare educazione, un principe di Danimarca è perfettamente equivalente a un sottoproletario di Napoli. Siccome voi qua state parlando di vari squilibri e diseguaglianze, naturalmente vi sto dicendo una cosa strana, no? Vi sto dicendo che il problema educativo è uguale, sia che si tratti del principe di Danimarca, sia che si tratti del sottoproletario di Napoli, quando esistono delle condizioni interiori che ti impediscono di applicarti. Questo era il concetto che noi volevamo dire. Ammaleto non frequentava il liceo scientifico di Conversano, ma se l'avesse frequentato sarebbe stato bocciato, perché mentre lui spiegava i teoremi, lui pensava la giacire o non la giacire. Lo devo fare o non lo devo fare. E questo problema era un problema che era vivo dentro di Lello 24 ore al giorno, perché poi, questo succede ai sottoproletari molto di più che non ai principi, ci sta sempre qualche cosa che ti ricorda la cosa. Quindi un giorno Lello torna a casa e non trova i fratelli. Lello vive in un sottoscala, cioè in un negozio di quelli che sono stati occupati, poi c'è la saracinesca, eccetera. Quindi lui quando va a dormire chiude la saracinesca del negozio, torna a casa e trova la saracinesca abbassata, i fratelli che non ci sono più. La madre era scappata 4 anni prima, lasciando 5 figli
e seguendo il suo principe azzurro, che per la cronaca era un drogato malato di AIDS, però noi sappiamo che l'amore fa miracoli e quindi questa donna ha lasciato i figli per seguire quest'uomo e per fare con lui un figlio ammalato di AIDS, un fratellino di questi qua. Perché? Perché i servizi sociali dopo 4 anni si sono accorti che una ragazza di 14 anni e mezzo, che era la sorella di Lello, non poteva allevare dei bambini. Solo se ne sono accorti 4 anni dopo. Rosa aveva cominciato a 10 anni a allevare i fratelli. E nessuno si era preoccupato di andare a dare una mano a questa famiglia, eccetera, eccetera. Scoprono che ci sta questa mostruosità di una ragazza che è diventata capo famiglia che alleva i fratelli e decidono di portare via i fratelli. Rosa immediatamente comincia una specie di sciopero della fame, si mette sotto il posto dove hanno portato i fratelli e se ne va quando glieli restituiscono. Tra l'altro i servizi sociali interpellano noi per dire se Rosa era affidabile, eccetera, figuratevi noi che cosa abbiamo detto. Ma la cosa interessante è Lello piglia un coltello e incomincia a girare il quartiere come un ebete dicendo la giacire. E non si sa se vuole uccidere la madre o l'amante, se vuole uccidere tutti e due, eccetera, eccetera, ma a un certo punto, dopo aver vagato per il quartiere, viene a scuola, posa il coltello e si mette a piangere. E Carla commenta, da quel momento in poi, il nostro progetto è stato il palcoscenico su cui loro hanno rappresentato le loro tragedie. E dice, se noi non avessimo accolto questo spettacolo, probabilmente non saremmo mai riusciti a fare scuola, perché quella specie di manicomio, però quello è uno degli episodi più tranquilli, quella specie di manicomio che lui ha letto era una cosa quotidiana. E quotidianamente i ragazzi mettono in scena il loro dolore. Mettono in scena il loro dolore perché non hanno altri strumenti di espressione. Il nostro compito non è quello di dire non esprimerlo, ma di aiutarli a elaborare e aiutarli anche a trovare dei modi diversi di esprimere il dolore. Per esempio Lello a un certo punto ha incominciato a scrivere delle favole molto trasparenti, dove c'era un leone, una tigre, l'uccisione del leone, insomma, erano rappresentazioni della uccisione, eccetera, eccetera. Però noi sappiamo benissimo che una cosa è scrivere un racconto e una cosa è prendere il coltello. Ecco, lui è passato dal coltello al racconto. Ma questa cosa è una cosa che va conquistata, non è una cosa che tu puoi fare perché dici a scuola ci si comporta così. Lui deve capire che a scuola gli vengono dati degli strumenti che lui non ha. Quali strumenti? Gli strumenti per elaborare il dolore del fatto di essere stato abbandonato che ha sconvolto la sua vita. Se tu non fai i conti con questa storia qua, qualsiasi cosa tu gli proponga non funziona. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto, quello che poi c'è scritto nel libro, eccetera, è esattamente questo. Quello, una scuola che non parte dall'ignorare il dolore degli adolescenti. Il dolore può essere anche il dolore perché è morto il gatto, sia chiaro, non è necessario che ci siano delle tragedie così. Di una scuola che parte dal dolore, dall'espressione del dolore e che invece di ignorarlo lo affronta, lo tratta e sta vicino ai ragazzi per aiutare ad affrontarli, cosa che per esempio le loro famiglie non riescono a fare per tutta una serie di motivi che vi potete immaginare, e cosa che non può fare nessun servizio sociale, nessuno psicologo e nessuno che si avvicina ai ragazzi con una armatura professionale. Dico solo questa frase, noi arriviamo in zone dell'animo dove non arrivano né gli psicologi, né i preti, né i carabinieri. Con noi riescono a dire delle cose che non dicono a nessuno di questi tre. E penso che anche qui, se ci sta qualche insegnante che ha avuto qualche esperienza del genere, sa che le cose stanno esattamente così, che ci si fida molto di più dell'insegnante che non
dello specialista e di quello che, ripeto, ha una divisa indosso. E poi parleremo di quante cose deve fare l'insegnante. Professor Visitilli, però, insomma, lei mette le parolacce sin dal titolo, ha usato questa parolaccia, insomma, è la felicità, prof. Io dirò un'altra parolaccia dopo, voi mi direte se è una parolaccia, ma questa davvero non si dice, ci sono bambini in sala, parlare della felicità. Perché dobbiamo parlare della felicità? Ma il titolo del libro io lo continuo ancora ad odiare e lo sto dicendo ovunque mi capita di presentarlo, perché è un libro che è un titolo che forse non rende l'idea, la giusta idea di quello che c'è scritto all'interno. Come è nato questo titolo? È nato con un lavoro di 3 mesi, perché Einaudi mi ha fatto lavorare con un titolista. Io non sapevo che esistesse questo mestiere, titolista di colonna miti. Mi ha tenuto 3 mesi da Bari a Torino in pieno inverno, ogni domenica, e io dovevo andare con lui perché in una miriade di titoli che gli avevo proposto ce n'erano tanti. Abbiamo lavorato, alla fine siamo arrivati a questo. 3 mesi solo per il titolo. E la felicità, prof, a me ancora oggi dà molto di Jovanotti, molto di Ella Yeah, molto alla Federico, molto a quelli che si chiamano Volo. È un titolo che non mi piace, ve lo dico sinceramente. Però mi hanno spiegato anche che c'è un mestiere diverso tra chi scrive i libri e chi si occupa della copertina, chi si occupa di come sistemarli in una libreria. Io spero che questo libro non si legga semplicemente perché si è attratti dal titolo, perché racconta 29 storie di adolescenti che ho raccolto in 7 anni attraverso le pagine di Repubblica, in una rubrica che settimanalmente ho sulle pagine di Repubblica che si chiama In Cattedra. 5 di queste storie le ho scritte appositamente per il libro e abbiamo fatto in 3 anni di lavoro una cernita su 900 storie raccontate sulle pagine del giornale e abbiamo scelte, sono diventate 400, 280, 150 e siccome 4 anni fa ormai io avevo una quinta di 29 ragazzi, ne ho scelto 29 storie, quindi sono tutte storie reali che prendono spunto dall'esperienza che ho fatto di insegnamento. Io ho cominciato con la scuola media, le prime esperienze, essendo originario del San Paolo, ho fatto anche l'esperienza del progetto Chance al San Paolo di Bari, da dove ho imparato veramente il mestiere. E quindi racconto 29 storie. Chiaramente quali storie abbiamo scelto? Le più tragiche, nonostante nel libro ci siano cosiddette storie normali, tra virgolette, però abbiamo scelto volutamente le più tragiche perché, veramente per scelta, perché ci si accorge, tu citavi prima il cinema, ci si accorge come il cinema, la narrativa, in generale la letteratura, il teatro, raccontano poco le storie vere, o meglio, ci hanno illuso che le storie che si raccontano per esempio alla televisione, soprattutto Una donna che amiamo tutti, ci racconti le storie, per dirvi, le storie che fanno piangere mamma, mia madre, perché ogni domenica mi racconta di queste storie che la emozionano, io devo digerire con i suoi commenti le storie che lei vede il sabato sera, dice che lei sente sempre queste storie vere. Forse in Italia ci siamo disabituati a sentire le storie di cui parlava per esempio Cesare prima, cioè le storie reali, le storie che fanno parte della nostra vita. E ti dico in più, sono tornato una settimana fa dal Festival del Cinema di Venezia, dopo il 4º giorno volevano scapparmene, perché tutto il cinema che verrà in quest'anno, per esempio, racconta di bambini stuprati, di donne violentate, cioè sta raccontando finalmente forse le nostre vite reali, che non sono tutte stupro, violenza, ma c'è, e finalmente le si racconta. Però io vado in controtendenza e io di questo libro ho apprezzato soprattutto un capitolo, che è quello in cui il professor Visitilli va a... Sono belle tutte le storie, per carità, sono davvero drammatiche, visto ci sono dei suicidi, c'è l'anoressia, c'è di tutto adesso.
Però quello della Pasquetta mi ha colpito, perché il professore è stato ad una Pasquetta assieme agli alunni e anche ai genitori. A tavola c'è stato molto da imparare. Chi non mangiava la carne perché fa schifo, chi preferiva i bustoni di Fonzis e ingozzarsi di birra, e chi dopo aver inforcato un pezzo di frittata lo vivisezionava perché a me non piace il prezzemolo e l'aglio. Poi c'era quello a cui la madre aveva preparato i panini con la Nutella, lei lo sa che sono difettoso a mangiare, e un bel gruppetto intento a messaggiare col cellulare. Insomma, a tavola eravamo in 22, ma io e i genitori sembravamo un piccolo continente circondato da tante isolette. Oramai i ragazzi sono abituati così, ha detto la madre di Milena. Anche a casa non si mangia tutti insieme agli stessi orari. Sono diseducati, professore, si è lamentato un papà. Oramai cosa se ne vanno? Già, e chi li smuove più dalle loro idee, mi chiede un altro, senza disperazione, senza nemmeno a ben guardare preoccupazione. Così è. Sembrano pensare questi genitori, e così deve rimanere. Insomma, noi dobbiamo avvicinarci a questi ragazzi, è giusto, questo è il succo dei vostri libri, noi dobbiamo avvicinarci a loro, dobbiamo capire qual è il mondo che sta dietro le nostre lezioni, il mondo che sta dietro il teorema di Pitagora, che cosa c'è dentro di loro. Ma i ragazzi sono questi anche, cioè noi siamo molto distanti dai ragazzi. I ragazzi sono quelli che non mangiano la frittata perché c'è l'aglio, sono quelli che stanno tutto il giorno a messaggiare. Allora, qual è la distanza che dobbiamo tenere? Perché io all'inizio, quando ho iniziato ad insegnare, dicevo, devo avvicinarmi, devo avere un po' di loro gusti. Anzi, adesso per piazzarvi, visto che il mio compito è questo, mi dite chi ha scritto questa frase. Il gran torto degli educatori è il volere che ai giovani piaccia quello che piace alla vecchiezza e alla maturità, che la vita giovanile non differisca dalla matura, di voler sopprimere la differenza dei gusti e dei desideri. Questa l'ha detta Leopardi. Allora, possiamo dare torto a Leopardi? Ci prendiamo questa responsabilità? No. Allora, però io gli darei torto. Cioè, come possiamo avvicinarci ai gusti dei ragazzi quando noi dobbiamo rappresentare un punto di riferimento esterno? E forse più siamo esterni, più rappresentiamo qualcosa che per loro può avere un senso. Una persona, insomma, vogliamo usare quest'altra parolaccia, un modello? O vogliamo rinunciare a quest'idea? Adesso rispondete. Guardate, una delle malattie professionali degli educatori, io lavoro da insegnante con gli educatori, una malattia professionale degli educatori è quella che noi chiamiamo collusione. Che vuol dire? Voi sentite colluso a proposito della mafia, eccetera, eccetera, ma la collusione invece è un fenomeno importante, che è quando un adulto si allea con le parti deboli dei giovani. Io mi devo alleare sempre con la parte migliore dei giovani, e la parte peggiore è quella dove il giovane si lascia andare, dove il giovane rinuncia, dove il giovane ha paura. Allora, molti amici dei giovani in realtà non sono amici dei giovani, sono nemici dei giovani, perché colludono, cum ludere, giocare assieme. Giocano con le parti basse invece che esaltare le parti alte. Allora, prendiamo le fobie alimentari. Allora, la percentuale di ragazzi che hanno fobie alimentari è spaventosa. Prima era confinata ai ragazzi per bene, eccetera, eccetera, adesso tutti. Ma non solo questo. Se voi vedeste i vestiti di alcuni di questi personaggi di cui si parla, sono sempre perfetti e non sia mai si sporcano un minimo, è una tragedia. I nostri ragazzi non devono sudare perché il sudore fa schifo, non si riesce a fargli fare educazione fisica perché hanno vergogna, cioè l'educazione fisica che per me era la liberazione, si vergogna, questi sono quelli che poi i giornali chiamano gli scugnizzi napoletani, eccetera. Tutte balle. Lo scugnizzo napoletano va vestito perfettamente alla moda, eccetera, eccetera, e guai se si sposta una virgola, eccetera, maschi e femmine. Allora, io mi devo occupare della moda, no?
Io mi occupo di quello che c'è dietro di questo. Ragazzi che se devono fare pipì tornano a casa perché non pisciano nel cesso della scuola, anche se lo lucidate, eccetera, eccetera. Cioè la quantità di fobie che arrivano a scuola è spaventosa. Quindi io non mi occupo di queste cose. Io mi devo occupare del perché loro hanno tanta paura. Carlo nel libro parla di molteplici strati di paura, e così chiudo subito. Carlo alla fine del libro dice quali sono i parametri del successo. I parametri del successo li ha detto un ragazzo che dopo 4 anni di attività, ritornando dal viaggio in Spagna, dice: professore, avimmo camminato, avimmo surato e non avimmo mangiato. E Carla dice, questi sono i parametri del successo. Per la prima volta hanno camminato a piedi perché hanno una paura fottuta di tutto quello che loro non conoscono già e devono girare con il motorino, perché il motorino significa portarsi dietro la casa e la protezione. E hanno sudato perché il sudore fa schifo, come tutto ciò che proviene dal corpo che viene martoriato, il corpo dei nostri adolescenti viene martoriato in tutti i modi possibili. E poi non hanno mangiato le famose patatine. Lì non è il discorso delle patatine, lì il problema è che loro devono masticare continuamente qualche cosa, ed è una chiarissima manifestazione di patologia. Allora io dico, e Carlo ha scritto, il successo del progetto si è visto quando loro hanno camminato, hanno sudato e non hanno mangiato. E questo naturalmente lo diciamo al Ministro della Pubblica Istruzione, che lo metta nei programmi, così è sicuro che non accadrà niente di tutto ciò. Ma questo per farvi capire che noi dobbiamo andare sempre oltre le apparenze e andare a contatto con l'essere umano che ci sta dietro queste cose. È chiaro, a me delle mode non me ne frega niente, mi interessa di capire perché un ragazzo, invece di essere se stesso, sente il bisogno di mascherarsi. Allora lì ci sta il dialogo, ma se io mi vesto come lui, lì ci sta collusione. Se io faccio lo spiritoso come lui, lì ci sta la collusione. Quindi noi siamo in una relazione asimmetrica, e questo deve essere chiaro. L'adulto può diventare un esempio semplicemente se rimane adulto e se fa la sua parte fino in fondo, il che significa anche scontrarsi e anche entrare in contraddizione. Ma certe volte noi diciamo che l'adulto è importante anche semplicemente che ci sia, perché invece quello che noi vediamo è che l'adulto fugge. Fuggono i genitori, fuggono i papà, fuggono i politici, fuggono gli amministratori, eccetera. Spesso i nostri educatori hanno successo per il semplice fatto che rimangono lì, non dicono niente, però rimangono, ci sono. E i ragazzi si fidano di quelli che rispondono, di quelli che ci stanno. Non abbiamo nulla da dire, il mondo fa abbastanza schifo, non possiamo dirgli siamo in un bel mondo. Però possiamo far vedere che in questo mondo di merda noi ci stiamo e riusciamo a conservare la nostra dignità. Questo è l'esempio, non fare i grandi uomini, ma riuscire a sopravvivere con dignità dentro un mondo che, diciamo, non è che possiamo tanto difendere. È una questione difficile. A che distanza dobbiamo stare dai ragazzi? Questa mi sembra una risposta. Qual è questa distanza? Poi ci sono anche casi di cronaca in cui questa distanza... lasciamo perdere. Ma insomma, dove ci dobbiamo mettere? Lontani, vicini? Ma come dare a torto a ogni virgola che diceva Cesare? Non esistono gli educatori amici, non esiste il genitore amico. Anche qui, perdonatemi, il parlare di esperienze personali, io sono 7° di 8 figli, ma io vedo le mie sorelle che spesso e volentieri la domenica io vado a casa di mamma e ci incontriamo una volta a settimana con alcune di loro, e queste mamme che vogliono fare le amiche dei figli, e vedi i disastri che poi trovi nelle classi, perché noi abbiamo di fronte i miei nipoti cresciuti che vogliono fare l'amico con me. No, io faccio l'educatore, che è un'altra cosa. Io ricordo, a tal proposito, ogni volta che capita questa domanda, il primo anno della scuola di giornalismo, dove ci tormentano la giusta distanza. Ma ci è sta giusta distanza? La giusta distanza, devi essere capace di raccontare anche la morte di tua madre, devi essere
lontano dalla notizia. La giusta distanza è semplicemente non quella fatta dalla cattedra dei banchi, è fatta da persone che sanno essere, tu dici, modelli. Modelli è una parola difficile. Io giornalmente mi confronto con fatti normali che fanno parte della nostra vita. Io non posso pretendere, anche se avessi il peggior figlio di questo mondo, non posso dire ai miei alunni di non usare per esempio il cellulare e poi io devo, gli chiedo anche scusa magari agli alunni, e dice ma io devo sapere mia figlia, non è entrata a scuola, scusate, devo sapere dov'è mia figlia. E sono questi i cattivi esempi che diamo ai nostri ragazzi. Io non posso mandare o scrivere sul registro che la mia alunna è entrata tardi a scuola. E scusate, qua non è populismo, non è retorica, è una cosa che dico a me, Giancarlo Visitil, che fa l'insegnante. E poi magari presentarmi a scuola continuamente, perché ci sono quelli che, come me, ogni mattina possono arrivare tardi a scuola, la scusa è il pullman, la scusa che devo accompagnare i figli. E nel momento in cui io dico ai ragazzi, per esempio, che tu sei in ritardo rispetto a chi? Cinglass, magari io non ci sto, quello è entrato... i miei ritardi chi? E quindi mi piace pensare all'aula dove c'è la distanza, ed è quella distanza di cui parlava Cesare, che non è fatta dai banchi e dalla cattedra, dai piedistalli, da quello che vogliamo, ma è fatta da questo rispetto reciproco, rispetto che esiste in ogni famiglia, che si deve in ogni famiglia, in ogni luogo dove delle persone vivono insieme. Ne approfitto perché davvero mi sembra importante. Questi due libri, ci sono una serie di storie veramente drammatiche. Però quello che si capisce è che ciò che i ragazzi vogliono alla fine è questa parte, il rispetto. Mi pare di aver capito che sia la cosa fondamentale. Però noi non sappiamo bene in che cosa consista. Perché in effetti questi ragazzi hanno una bassissima autostima. E questo penso che sia un fatto davvero molto diffuso, anche nelle classi normali, perché stiamo parlando di classi speciali, e poi parliamo delle nostre classi normali. Invece è incredibile la mancanza di autostima che hanno questi ragazzi. Questa è la mia esperienza, ma non so qual è la vostra. E hanno bisogno di una cosa elementare, che è il rispetto. Però noi non sappiamo come fare per dimostrarglielo. E a volte rimaniamo stupiti che fra di loro dicono, ah no, quel professore mi rispetta. Ma perché gli altri che fanno? Ti buttano le banane addosso. E invece è strano, loro dicono quello ti rispetta e quell'altro no. Quindi è difficile capire anche che cosa vuol dire per loro rispetto. Comunque adesso vi parlo di brutte cose, cioè della pedagogia. Brutta parola, brutte cose. C'è stato un convegno pochi giorni fa da queste parti e io mi sono divertito ad estrapolare un pezzettino di un estratto, diciamo, di un lavoro di un pedagogista, sapidissimo per carità, che dice queste cose. Il tema della capacitazione appare in grado di recuperare in chiave aggiornata l'ottocentesca nozione di Bildung, che prevedeva lo sviluppo interiore delle capacità umane nella prospettiva della unitarietà della cultura e della integrazione della persona. Tale nozione, come si sa, è diventata obsoleta a causa della crisi degli universalismi etici e culturali del Novecento. La formazione si trova a dover fare oggi i conti con la complessità del sociale, la molteplicità dei valori umani, con le istanze di flessibilità, competitività ed efficienza che caratterizzano il lavoro nella fase della postmodernità. Da qui l'esigenza di rivedere, aggiornare e ridefinire il costrutto di Bildung. Ora, Cesare Moreno è stato ospite. È invidioso che l'abbiano pagato. L'ho fatto apposta, è proprio. Ora, Cesare Moreno è stato ospite di una trasmissione di grande successo, un paio di anni fa adesso, da Fabio Fazio con Roberto Saviano. Voi vi ricorderete alla 7, che poi non gliela fecero fare su Rai 3, vi ricordate? E allora ogni persona, ogni personaggio, ogni personalità doveva portare una parola per esprimere ciò che questa persona fa e ciò che questa persona è. Allora, la parola che Cesare Moreno ha portato per dire agli altri quello che fa è astuto. Allora, domanda a Cesare Moreno. Perché hai usato la parola astuto e non Bildung per spiegare quello? Una risposta facile è che non so il tedesco, ma
Volevo però dire una cosa sul rispetto, perché poi dopo noi ne discutiamo spesso. Per esempio, la mancanza di rispetto è non vedere il ragazzo. Allora, ci stanno, noi continuiamo a incontrare ragazzi non visti. Non vengono visti dai genitori, non vengono visti dai vicini, non vengono visti in classe. Quindi non visti significa che qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa loro facciano, non vengono presi in considerazione. E sono spesso quei ragazzi che alzano la posta per essere visti. E poi ci arriva l'insegnante, scusatemi se ci sarà anche qui, però insomma lo devo dire, che c'ha un po' di cascame di psicologia, dice si vuole mettere in evidenza, già, si vuole mettere in evidenza perché nessuno mai lo guarda, perché sennò questa esigenza non ce l'avrebbe, è esibizionista chi non viene mai visto, deve fare casino chi non viene mai visto, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'ascolto. Qualsiasi cosa dicono, io non li sto a sentire. Allora, può darsi che rispetto è una cosa più complicata, ma la prima cosa è vederli e ascoltarli. Noi con i ragazzi che abbiamo visto, abbiamo ottenuto miracoli per il semplice fatto che li abbiamo visti, che abbiamo fatto capire che eravamo interessati a loro e che loro avevano qualcosa da dire. Poi lo sputo, velocissimo, se no rubo il tempo. In questa storia dello sputo c'era la contraddizione di un ragazzo di periferia. Io, mia madre insegnava e non mi poteva portare dietro, quindi mi aveva iscritto a una scuola. Per andare a questa scuola non c'erano mezzi pubblici, c'era una macchina che era soprannominata o scassone, perché si scassava sempre. Il corso era accidentato e via dicendo, però quelli che andavano in macchina erano considerati privilegiati, quindi c'era tutte le volte che passavamo, c'era un gruppo di ragazzini, quelli sì, scugnizzi del dopoguerra, eccetera, eccetera, che facevano un'attività molto interessante, facevano una gara di sputi a chi coglieva i finestrini. All'epoca io ero già abbastanza curioso, quindi mentre i miei compagni stavano nel pulmino a giocare, chiacchierare, eccetera, io mi affacciavo e guardavo il panorama, vedevo le cose, eccetera. E quindi naturalmente l'obiettivo a quel punto lì non era più cogliere il finestrino, ma cogliere me. E quindi sono stato centrato. E gli dico, questo è stato il mio primo rapporto con gli evasori scolastici, perché il messaggio voleva essere esattamente questo, cioè dire l'evasore scolastico non è un'astrazione, è un essere umano in carne ed ossa che ti sputa in faccia, diciamo, questo requisito rimane anche dopo, magari non lo fa più fisicamente, lo fa moralmente, però lo fa. E io ho detto, anni dopo, io mi sono preso la mia vendetta, perché sono andato a prendere questi ragazzini e gli ho insegnato che per poter crescere non era necessario sputare in faccia a qualcuno, ma bisognava guardare dentro di sé. E lì mi sono vendicato, perché sono riuscito a castigare gli sputatori folli. E quindi con questo io ho fatto un discorso pedagogico. Cioè la pedagogia dell'accoglienza significa ascoltare i ragazzi qualsiasi sia la loro espressione, compreso quando ti sputano in faccia. Quando sono entrato in classe sapevo che il problema fondamentale non è quello che sai, ma quello che sei e come intendi entrare in rapporto con i ragazzi. Per esempio, una delle cose che facevo era di farli parlare mentre prendevo appunti. Questa cosa li spiazzava moltissimo, perché erano abituati a un professore che parlava, invece avevano di fronte un professore che ascoltava. All'inizio hanno pensato che fosse una specie di poliziotto che faceva il verbale delle loro cattiverie. E poi me l'hanno chiesto, perché scrive? E io ho detto, scrivo quello che voi dite. Perché? A chi lo dovete dire? A nessuno. Quello che dite voi è importante.
e io devo capire come siete fatti voi. E questo è Cesare Morini, questa è una frase che ha detto da qualche parte, non so dove, ma mi è sembrata davvero di lui. Mi ha fatto venire tanti sensi di colpo. Questi libri mi hanno fatto venire dei sensi di colpo, da cui mi devo mondare. Allora, ora abbiamo tempo, vero? Quanto tempo abbiamo? Scusate, ma qualcuno me lo dice. Perché dobbiamo fare una riforma della scuola. Allora, per fare una riforma della scuola quanto tempo ci vuole? Non credo tantissimo, forse abbiamo più tempo noi di quel tempo che viene dedicato per fare le riforme della scuola in generale. Però, visto che è un'occasione ghiotta, io penso che ce la facciamo a fare una riforma della scuola. E io mi sono documentato, ho visto un sacco di statistiche, perché se dobbiamo fare una riforma della scuola ci dobbiamo basare sui fatti. E vi devo dire, non dico che mi sono messo a piangere, ma insomma, non vi sto a dire, le statistiche sono estremamente noiose, però vi dico il succo della faccenda, che poi è il succo del titolo del nostro lector in favola di quest'anno. Insomma, vi dico, la scuola non riesce a cambiare le nostre vite. Questo è un fatto drammatico. I risultati statistici indicano che la variabile che meglio spiega il successo scolastico alle superiori è il giudizio ottenuto all'uscita della scuola media. Cioè vuol dire che uno che ha preso ottimo la scuola media poi andrà bene per tutto il corso degli studi. Cioè il liceo non gli fa nulla, era bravo prima e rimane bravo prima. I vantaggi competitivi da sempre goduti dai figli delle classi superiori rispetto ai discendenti delle classi inferiori, nelle chance di accesso ai livelli di scolarità più elevati, non sembrano essere stati sostanzialmente ridotti dai vari interventi di riforma in senso democratico delle strutture scolastiche, succedute sì negli ultimi 50-60 anni. Insomma, tutte le riforme che ci sono state, in senso democratico per carità, non hanno inciso sul cosiddetto ascensore sociale. Cioè, il figlio del contadino continua a fare mestieri, se vogliamo, più, diciamo, di minore impatto sociale che non altri. Ma quello che mi ha veramente fatto, per me raccapricciante, meno del 10% dei figli di padri con la scuola media si laurea. Meno del 10%, il che vuol dire che davvero abbiamo una società bloccata. Abbiamo una società bloccata, quindi la scuola non funziona. Non funziona assolutamente. Il motivo per cui è stata fatta la scuola. Sono dei dati davvero raccapriccianti. Abbiamo un paradosso, abbiamo fatto una scuola di massa e poi questa scuola non serve per il motivo per cui è stata creata. Allora, io farei una domanda a tutti e due. Ma non è che magari abbiamo fatto la scuola di massa semplicemente come una scuola tradizionale un po' allargata? Cioè noi pensiamo che scuola di massa, che è una brutta parola, in genere si usa questa parola per parlarne male, significa semplicemente che si prende una scuola, la si allarga, ci entrano tutti, cani e porci, e che poi alla fine non si riesce più a fare scuola nel modo normale possibile. La scuola di massa in realtà non è stata fatta, forse scuola di massa vuol dire fare qualcosa di diverso, per fare in modo che questo benedetto ascensore sociale cominci a funzionare. Cosa dobbiamo fare? Ma è una domanda veramente cui come si fa a rispondere? Nel senso che io sono contro tutte le riforme, contro tutte le consulte, contro tutti quelli che vogliono cambiare le cose in questo paese, dalla Costituzione alla scuola. Cioè basta, non cambiamo più niente. Perché ogni volta che cerchiamo di cambiare qualcosa, o cambiamo in peggio, oppure stiamo più fermi rispetto a quando eravamo, insomma. Quindi come cambiare la scuola? Io sono, è il motivo per cui ho avvertito anche l'esigenza di raccontarlo attraverso un libro, è che è una scuola che mi deve fare, perdonatemi l'esempio che faccio, presentazione a Napoli in un cinema, tutti i bambini di terza media e questi ragazzini costretti a sentire sto Calascione che parlava del suo libro, parlava di scuola, a un certo punto cercato col cinema, con la musica, niente, giustamente i ragazzi non erano stati preparati. A un certo punto, dopo circa un'ora e mezza, due ore, si alza un ragazzino e mi dice, ha il coraggio di prendere il microfono e di dirmi, senti, io non ho letto il tuo libro, e non ci voleva molto capirlo.
Ma ti devo dire una cosa, quando la mia professoressa, avevo cercato di parlare prima di Leopardi, di alcuni autori, cioè, però quando la mia professoressa mi spiega Leopardi, le poesie di Leopardi, io mi arrapo. Tutto il parterre del cinema sghignazzava. La sua professoressa, la prima cosa che ha pensato, cazzo, questo mi ha fatto fare la figura di merda, ma davanti all'autore che ha detto arrapo, ma io l'ho considerato un genio. Perché quella è la scuola che vince, la scuola che fa arrapare, cioè la scuola che permette attraverso un testo poetico a questa pelle, a questi peli di rizzarsi. Cioè, questa scuola io non la trovo più, è una scuola che non riesco a fare io di insegnante. La scuola che fa arrapare è la scuola che attraverso la poesia, la storia, la geografia, il diritto, per voi di matematica forse un po' più difficile, non usate più, riuscite. Però è questa la scuola. Credo che non ci sia più una scuola che parla i nostri sentimenti, una scuola che parla dei sentimenti, che parla le nostre vite, dicevamo prima, una scuola che ha contatto con la nostra emozione. E quindi come fare? Dovremmo ritornare a parlare più da vicino, tu dicevi entrare nelle vite, ascoltarsi, guardarsi. Spesso e volentieri le mie lezioni, che cosa sono la mattina? Difficilmente ci accorgiamo, anche qui, quanto abbiamo da imparare da chi fa televisione, da chi fa teatro, guardare il pubblico in faccia, la difficoltà di parlarsi, di dire delle cose, scaraventarle e non vedere che magari dall'altra parte tu puoi scaraventare quello che vuoi, ti ritorna tutto, il muro di gomma. A proposito di arrapare con le lezioni, ci provo anche. Per esempio c'è la lezione sulla legge di gravità, allora mi preparo. Perché c'è il punto in cui Newton fa una serie di ragionamenti, quindi c'è un punto massimo, no? Quindi uno fa crescere la tensione, arriva al punto più alto, naturalmente in quel momento ci sta quello che alza la mano e tu ti aspetti che ti rivela che ha capito il ragionamento di Newton e solo possa andare in bagno. Io lo uccido, se lo uccido commetto, bisogna avere una legittima difesa. È legittima. Comunque questa domanda è importante, sentiamo cosa dice Cesare. Guardate, ci stanno da dire un mucchio di cose, però questa storia, la scuola non è nata per fare l'ascensore sociale, scusate, questo bisogna dirlo forte e chiaro, non è nata per questo, e forse nel momento della crisi, e forse nell'Italia meridionale, e forse a Napoli, noi possiamo scoprire che la scuola non è fatta per l'ascensore sociale, perché quando mi dice ma non funziona più come ascensore sociale, e qual è la soluzione? Beh, allargate il terrazzo dell'ultimo piano, perché all'ultimo piano ci stanno pochi posti, quindi o allargate il terrazzo oppure l'ascensore sociale non funzionerà, qualsiasi cosa voi facciate. Oppure, che è quello che penso io, e che è quello che faccio e che dico ai ragazzi, cara, questo è proprio il colloquio che ho fatto con la ragazzina che non si voleva iscrivere alla scuola media, dicendo, alla scuola superiore, dicendo, tanti, io conosco tanti laureati che hanno la laurea e sono disoccupati lo stesso, quindi io non studio per diventare disoccupato. Ho detto, bravo, però tu per un anno hai fatto teatro. E il teatro, se mi permetti, è ancora più inutile della scuola. Quindi perché l'hai fatto? Ah, ma perché il teatro mi piace. Ah, allora il problema non è questo. E perché ti è piaciuto a Sogno di una notte di mezz'estate? Sta ragazza che non sta mai ferma è stata finta svenuta per un'ora in scena senza muovere un'unghia. Ed è stata la sua l'interpretazione migliore. Quando io gli ho detto, guarda, sei stata veramente brava, a conferma che io avevo ragione, non ha detto, l'ha detto pure la professoressa, l'ha detto pure una signora, cioè una signora del popolo ha apprezzato questa parte, ma che era veramente notevole, perché è rimasta come è cascata, così è rimasta per un'ora senza muovere foglie, eccetera. E quando le dico perché allora il teatro per te è stato importante, perché lei in realtà attraverso il teatro è riuscita a esprimere se stessa. E è rimasta povera come prima, disgraziata come prima, ma il suo modo di vivere questa cosa è diverso. Quello che io dico ai ragazzi nostri, tu devi imparare un mestiere
perché rimarrai disoccupato. Tu non impari un mestiere che ti fa lavorare, perché già lo sappiamo che non lavori, ma proprio perché non lavori il mestiere lo devi imparare meglio. Perché? Perché se tu lavori il mestiere lo impari durante il lavoro, ma se non lavori il mestiere lo devi imparare prima. A che cosa ti serve? Ti serve a dire, c'è l'intervista a Valerio, uno dei nostri ragazzi, che dopo 4 anni di attività, un diploma in operatore di sala, che sarebbe, diciamo, la versione nobile del cameriere, Valerio, che fai? O fravocatore? E vabbè, Valerio, quindi fai la stessa cosa che avresti fatto se non... Perché, professor, non è vero. Io tengo un mestiere in mano. C'ho un mestiere in mano. Faccio il muratore, ma non sono un muratore. Faccio il muratore perché per mangiare devo fare il muratore, ma non sono un muratore. C'ho il mestiere. Allora, questa cosa qui è la stessa cosa che diceva Gentile sulla scuola disinteressata. Praticamente è come il liceo classico, no? E la vera scuola è quella che è disinteressata. Quindi i nostri ragazzi sottoproletari sono quasi dal liceo classico. Io credo che non è così. Non è l'ozio del ricco, ma è la necessità del povero di poter vivere con dignità e con forza la sua povertà. Perché chi ha recitato Shakespeare rimarrà disoccupato uguale a prima, non piglia nessun ascensore, però ha potuto recitare Shakespeare e ha avuto gli applausi dei professori, dei compagni e pure la signora. Allora questo per noi è assolutamente fondamentale. La scuola non serve nelle condizioni date, non serve per cambiare la tua esistenza, ma serve per cambiare il modo in cui tu vivi la tua esistenza. Questo tu lo puoi sempre fare, mentre invece cambiare il mondo non lo puoi fare. Questo è l'abisso che ci sta tra i rivoluzionari, qualcuno lo sa che io ho fatto il rivoluzionario proprio di professione, e l'educatore. L'educatore cerca di fare in modo che la persona possa vivere con dignità anche le condizioni peggiori. Questo lo porterà anche a cambiare quelle condizioni, ma lo porterà anche a non arrendersi quando quelle condizioni non cambiano. E noi delle condizioni pessime ormai le stiamo vivendo da più di 20 anni e continuiamo a dire studia perché migliorerai la tua condizione. Non è vero. Studia perché vivrai meglio la condizione di merda che comunque stiamo vivendo tutti quanti. Questo è assolutamente fondamentale. Applaudite la condizione di merda perché vi piace, No, penso di no. Sì, però è vero, La condizione di merda, ma è vero. Certo. È quella degli insegnanti questa. Noi non sappiamo davvero dove andiamo. Ora, io non voglio mettere troppe cose in mezzo perché... Però, insomma, per esempio, Einstein... Io cito Einstein perché mi diceva Cesare che c'è una mezza laurea in fisica, quindi io lo posso ricattare. Imparare un'esperienza, tutto il resto è informazione. Questa è la scuola dell'informazione, non è mai stata così nozionistica la nostra scuola. E noi lo stiamo accettando. Quando c'era una deriva nozionistica negli anni 70-80, ci fu una grossa reazione della scuola e vennero fuori anche delle proposte interessanti. Adesso invece passa il nozionismo e nessuno dice niente. Io vi dico quello che dice Giorgio Israel, che è uno storico della matematica, e dice, guardate che nella scuola più prestigiosa della Silicon Valley non entra un computer né una lavagna elettronica, non servono. Ora, io non voglio dire che è un posto di scienza Giorgio Israel, ma voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando noi nelle scuole? Parliamo esclusivamente di questo, obiettivi minimi, obiettivi medi, obiettivi transeunti. Insomma, facciamo tutto questo discorso, però i ragazzi non abbiamo più tempo di guardare in faccia. Allora questo è il problema, ma il bello è che le cose ci passano sulla nostra testa e noi non abbiamo nessuna possibilità di intervenire. Dicevo a Cesare prima in macchina, io ho partecipato a un progetto, quello del liceo scientifico tecnologico, che è durato parecchio tempo, ci ho lavorato 5 anni. Alla fine questi progetti sono stati cancellati perché la Germania ha detto che costavano troppo, tutto il resto va bene, ma nessuno mi ha chiesto che cosa ho imparato io da questo progetto. Allora che l'abbiamo fatta a fare? Costava, cioè a noi non ci chiedono mai niente, questo è il problema. Cioè, non avvertiamo un senso di assoluta inutilità in tutto questo? Almeno scegliamo, vogliamo fare la scuola ipertecnologica, che lo sia. Facciamo il registro elettronico, non ci sta il computer in classe. Invece non stiamo neanche scegliendo. Vogliamo fare la scuola competitiva alla giapponese, facciamola, ma non facciamo neanche quella. Cioè, non stiamo facendo nulla.
per quello che io riesco a capire. Ma io credo che non è solo degli insegnanti, credo, cioè, se rifletto il mio essere cittadino italiano, cioè non ci chiedono più niente di niente in politica, in economia, rispetto alle scelte sociali. Io come Cesare vivo l'esperienza insieme alla scuola, e buona parte delle storie che ho raccontato nel libro vengono anche dall'esperienza di cooperativa, una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffaut. E in questo momento da 2 anni abbiamo 9 bambini, dei 9 agli 11 anni, prostituti di Sarajevo, che ci sono stati affidati. Ma credetemi, si fanno non i salti mortali, cioè il comune che ha fatto un progetto con la nostra cooperativa ci dà 50 euro lordi, perché con questi 50 euro noi dobbiamo dare da mangiare, dormire, la scuola, il cinema, il teatro, lo sport, il pulmanino, tutto, lo psicologo, eccetera. Allora io mi chiedo, le scelte rispetto a non solo i tagli, ma come vengono portate avanti certe idee, certe scelte rispetto al sociale? La stessa cosa è la scuola, cioè ormai nessuno interpella nessuno, tutto ci sovrasta, tutto passa sulle nostre teste, dalla politica, per cui non vedo niente di nuovo rispetto al fatto che a noi insegnanti non chiedano più nulla. 3 giorni fa, l'ennesima intervista al nuovo ministro, è un eufemismo chiamare il nuovo ministro quest'altra donna, e cioè anche lei, le parole che dice continuamente durante le conferenze stampa o anche le interviste con i giornalisti è semplicemente: dobbiamo avvicinare, finalmente ci stiamo avvicinando, la nostra scuola si sta avvicinando alla scuola europea. Ma qual è sta scuola europea? Perché poi quando Repubblica mi ha mandato in Francia, mi ha mandato in Germania a raccontarla, io ho visto una scuola che è fatta di teatro, di cinema, d'obbligo, dove lo studente dalla scuola materna alla scuola superiore impara uno strumento musicale d'obbligo, perché è una scuola legata alle emozioni, dove io ti devo insegnare ad emozionarti attraverso la scuola. E quello crea poi una società diversa. Vogliamo parlare delle emozioni? Questi due libri sono infarciti di corpo e di sessualità, anche se non lo si dice esplicitamente, ma c'è una traccia sotterranea, il corpo, la sessualità. È importante, non si può assolutamente negare che sia un aspetto essenziale. Beh, a scuola di tutto si parla perché di questo, cioè la sessualità, che ruolo ha nella nostra formazione, la gestione della sessualità dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani. Nessuno, noi non abbiamo studiato nulla, non sapremmo reagire a nessuna di queste cose. Quindi io ho imparato alcune cose da questo libro, ma devo dire che sarei del tutto inadatto a gestire situazioni di questo genere. Eppure sono le situazioni che stanno dentro questi ragazzi, tutti i ragazzi. Quindi questo per secondo me è davvero un assurdo. Non so se si dà conto. No, volevo dire sulla questione del nozionismo, come al solito, che ci siano le correnti culturali, i ministri, eccetera, eccetera, che buttano sul nozionismo, ok, però noi abbiamo quasi 1 milione di persone dentro la scuola, che appena viene lanciato un piccolo segnale nozionistico si buttano a pesce. Quello che dobbiamo, oppure quando si è detto bocciate, oppure quando si è detto mettete i voti in condotta bassa, eccetera, cioè sembra che la cultura pedagogica italiana sia estremamente democratica, poi arriva un imbecille qualsiasi che dice bocciate e in un anno le bocciature saltano dal 5% al 25%, poi l'anno successivo si accorgono che gli viene a costare di più, che è peggio, eccetera, eccetera, ritorni indietro, però subito gli andiamo dietro. Noi siamo in classe con il progetto che faccio adesso, a differenza del progetto Chance, noi abbiamo degli educatori e degli insegnanti pagati privatamente che vanno ad aiutare gli insegnanti in classe, quindi abbiamo un osservatorio quotidiano su quello che succede in classe e continuiamo a riflettere sul perché gli insegnanti si rifugiano nel nozionismo. E quello che abbiamo visto e che poi a pensarci è abbastanza evidente è che il nozionismo è l'unica salvezza quando tu non sai dove stai andando.
Ed è l'unica salvezza quando sei aggredito dalle emozioni, altro che le emozioni. Ti subisce le aggressioni emozionali violentissime e a quel punto lì l'unico sistema è quello di dire: ragazzi, io, qua stiamo per fare la grammatica, non per fare tutta questa roba qui. Voglio raccontare velocissimo questo episodio di una professoressa del biennio del professionale dove noi lavoriamo, professionale che aveva il 70% di dispersione al primo anno, ma non era dispersione, era semplicemente che si iscrivevano ma non ci andavano, oppure ci andavano, dicevano la mala parola, venivano sospesi, poi venivano risospesi, eccetera, e praticamente a novembre da una classe di 25 ce ne stavano 8. Noi facciamo il nostro intervento, eccetera, eccetera, riusciamo a rimotivare via dicendo, però l'italiano è sempre zoppo, perché la professoressa insisteva con le esercitazioni di grammatica, sintassi, eccetera, eccetera. Un giorno chissà che è successo, pure di vedere che lavorando sull'emozione qualche cosa succedeva, gli dà un tema sulla felicità. E quello che succede è che questi ragazzi semi-analfabeti che stavano a zero, eccetera, eccetera, per la prima volta scrivono delle cose interessanti sulla felicità e anche originali, perché sono ragazzi che poi non leggono, non fanno, eccetera, quindi hanno detto proprio quello che pensavano loro, no? Quello che dice la televisione, i dibattiti di Bruno Vespa, eccetera. Quindi cose originali, simpatiche pure. Se non che, siccome era finita l'ora, era successo qualcosa di questo genere, il compito è cominciato con la professoressa italiana ed è continuato in un'altra ora, quando lei non c'era. Quando ha letto i compiti, da un lato si è commosso, e subito, appena finito di leggere i compiti, ha detto: sì, ma non vale. Allora, secondo me, allora, da un lato tu dici: ma questa è una bestia. Niente di meno, di fronte a dei compiti in cui i ragazzi hanno espresso se stessi, eccetera, eccetera, dice: non vale. Da un lato tu puoi pensare questo. Dall'altro, se ti interroghi sul perché lei fa questo, capisci che lei non può entrare nella vita di questi ragazzi, perché se lei entra nella vita di questi ragazzi distrugge la sua, perché tutti i suoi presupposti sono diversi da questi qua, e non puoi andare a parlare di emozioni da solo. Noi ci riusciamo perché siamo una squadra, perché siamo organizzati, perché ci medichiamo le ferite tutte le settimane, stiamo a lavorare su noi stessi, abbiamo gli psicologi clinici, noi non siamo malati, ma ci curiamo prima ancora di intervenire. Un ragazzo nostro dice: questo ha già capito, noi facciamo scema voi e voi facete scema i psicologi. Ho detto esattamente così. E quindi noi ce la facciamo perché siamo un gruppo, siamo una squadra, perché ci ragioniamo, eccetera. Ma il singolo insegnante che voglia prendere atto dei temi sulla felicità sta male, e quindi dici: non vale. Allora, questa roba qui è una cosa importante, perché se noi non capiamo questo, che gli insegnanti sono stati messi in una condizione di isolamento e di sofferenza socialmente prodotto, dopodiché si dice: siete degli stronzi perché fate la grammatica. E no, cari, non ci sto a questo gioco. È vero che è sbagliato attenersi alla grammatica, però io dico pure che la grammatica è l'unica salvezza per chi sta solo e senza nessun tipo di appoggio. Se vogliamo uscire fuori dal nozionismo, noi dobbiamo, come teniamo conto del dolore dei ragazzi, dobbiamo tener conto del dolore degli insegnanti. Se non capiamo che gli insegnanti a scuola soffrono, e soffrono parecchio, e tu soffri meno degli altri, tu soffri meno degli altri, quelli che soffrono di più sono quelli che fanno la grammatica, quelli soffrono di più, e noi li dobbiamo aiutare a venire fuori da questo, da questa spirale autodistruttiva, perché poi più grammatica fai più rimani isolato, più grammatica fai più sei antipatico, e quindi le cose non finiscono mai. Io passerei la parola a voi,
Però a proposito del disagio, i miei problemi sono iniziati con la prima educazione. Andavo in una scuola per insegnanti disagiati. Woody Allen. Penso che ci andasse. Allora, io vorrei la vostra partecipazione perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, quindi ci arrivi. Allora, io, come tutti i presenti, sono stato studente, quindi di esperienza di scuola ne abbiamo. Mi auguro che la scuola cambi e che ci sia una riforma reale. Si parla di tante riforme, è stato detto che non servono le riforme. Cioè una riforma serve veramente ed è quello di mettere lo studente al centro di tutto. Questo serve. Ora al centro sono i programmi, sono i problemi dello Stato, ci sono i problemi delle persone, insomma è tutt'altro che lo studente stesso. Lo studente deve svilupparsi, deve crescere e non c'è maggior piacere per la persona quella di accorgersi di svilupparsi. Cioè quando il bambino inizia a palleggiare con la pala e si rende conto di poter fare prima due volte il palleggio e poi quattro e poi dieci e poi venti, prova un tale piacere che è il piacere dell'apprendimento. Questo piacere dell'apprendimento, stranamente, arriva a scuola, poco dopo lo perde. Perde nella scuola quello che è un postulato del crescere, cioè il crescere accompagnato al piacere del crescere, conoscere al piacere del conoscere, svilupparsi, il piacere dello svilupparsi. Allora, quando uno studente perde il piacere di imparare, è perché la scuola gli ha fatto perdere il piacere, non lo sta sviluppando, non sta crescendo. Qui il professore deve capire questo. Ora il professore, se l'ha sbagliata, si accorge subito e se non la ripara non guadagna niente, la ci rimette, il professore no. Lui se sbaglia e continua a sbagliare nel corso degli anni non se ne accorge. Lì vengono fuori delle persone che sono state tutte danneggiate e vanno avanti così. Purtroppo il professore è in una posizione svantaggiatissima. Allora sarebbe necessario che anche il professore avesse questo meccanismo di verifica. Io pochi mesi fa, mi scusi se prendo qualche parola perché è danni che volevo scaricare questo, quindi ora lo scarico e poi vi lascio stare. Allora, io qualche mese fa sono andato a sentire una lezione proprio in una università tedesca. Mi sono seduto là, ho sentito la lezione, no? Mi sono meravigliato. Dopo 10 minuti il professore ha proiettato una diapositiva mettendo le domande su quello che aveva spiegato 10 minuti prima. Domanda, 5 risposte. Ognuno aveva in mano un telecomando, rispondeva. Lui si accorgeva subito quanto avevano capito. Allora 10% A, 20% B, 30% C. Allora dice, ma guarda un po', di quello che ho spiegato, il 90% non ha capito. Riprendeva, rispiegava. Questo è un bel feedback. Se questo feedback l'avesse il preside, o l'ispettorato dell'istruzione, su tutte le classi, su tutti i professori, la qualità cambierebbe moltissimo. L'alunno tornerebbe al centro. Poi il sapere non è soltanto sapere teorico, sapere è sempre sapere pratico. Il pratico qui, il laboratorio, la pratica, non esiste. Un sapere senza la pratica non è sapere. E poi c'è il saper essere, cioè la capacità di gestire quello che si sa. Quindi sono dei livelli che noi ci sogniamo, io spero, io ho dei ragazzi che purtroppo mi accorgo che soffrono di questa scuola, purtroppo. Raccogliamo 2 o 3 domande così poi andiamo spediti o come volete, potete rispondere subito. Sì, allora, se qualcun altro. Osservazioni, notazioni, critiche feroci, ben vengano, eh. Nessuno vuole intervenire? Io poi con questi pari non riesco a vedere se ci sono interventi. E quindi io dovevo dire una parolaccia, però, visto che
Se dobbiamo fare una riforma, partiamo da una cosa. Adesso vi sparerete anche voi addosso, perché questa è una cosa brutta. Che l'insegnante è un intellettuale. Partiamo da questa cosa. Perché ho l'impressione che noi insegnanti, sto criticando la mia categoria, abbiamo smarrito il senso di essere intellettuali e che quindi alla fine siamo vittima di tutto, cioè ci passano addosso con i carri armati perché non creiamo, non facciamo cultura, anzi riteniamo giusto occuparci di tutto a scuola fuorché di cultura. Allora io chiederei ai nostri amici insegnanti che stanno qui, ce ne sono tanti, in quest'anno quanti convegni legati alla vostra disciplina avete ascoltato? Ma non convegni di pedagogia, cioè se siete matematici convegni di matematica, se siete fisici convegni di fisica, se siete letterati convegni di letteratura, per il gusto di sentirlo e per il gusto di... perché vi brillino gli occhi quando voi parlate di letteratura o di matematica o di fisica con i vostri ragazzi. Ho l'impressione che invece ci facciamo tutto perché fare questo. Allora una riforma io la farei partire da questo, l'insegnante è un intellettuale. Senza aver paura di questa parola. Ma come? Ci sono interventi? C'è un risposto? Sì. Prego. Senta, buonasera a tutti. Io sono fuori dalla scuola ormai da 7 anni perché sono in pensione. Però stasera mi sono emozionata, ma in maniera proprio molto, molto tanto a sentire quello che lei ci comunicava. Una scuola che forse in 7 anni si è persa. Io sono stata insegnata in una scuola elementare, quindi una scuola che si è persa. E c'è tutta quella cultura degli anni fervidi, degli anni 70, quelle associazioni che ci hanno aiutato a crescere. Il CIDI, l'AINS per la parte cattolica, il CIDI per la parte, diciamo, più laica, ci hanno sostenuto il vuoto culturale. Noi dicevamo in maniera consapevole, perché partiva dalle istituzioni, cioè dal Ministero che poco si interessava appunto della scuola. Ciò che poi abbiamo realizzato all'interno della scuola del CEP, io ho lavorato al CEP di Bari, quindi sono partita con le congratulazioni, una sola, una stretta di mano da parte del dirigente che mi diceva lei sarà all'altezza, poi non l'ho visto più e tutto era nelle nostre mani, in situazioni drammatiche dove c'erano le classi differenziali, quindi abbiamo lottato perché la classe differenziale non ci fosse più, che l'insegnante poi di sostegno fosse contitolare con gli altri, cioè c'è stato un movimento culturale che veniva sostenuto, ripeto in questo modo. Però ecco, non voglio dire, ecco, ciò che io sempre ho sempre vissuto in maniera profonda era l'isolamento di cui lei parla, ha parlato uno dei due o tutti e due. L'isolamento quello l'abbiamo combattuto all'interno della scuola, cercando di raggrupparci, di unirci, di lavorare prima che il collegio si formasse, sempre con dirigenti che ci dicevano, lei ci deve obbedienza gerarchica. Io questa frase non la dimenticherò mai, mai, mai. E con le situazioni forti che abbiamo vissuto. Dico che oggi più che mai l'insegnante è solo, lo era anche prima, ma è necessario che l'istituzione, cioè il ministero, lo Stato italiano si prenda cura della cultura italiana, perché l'esperienza bellissima, singolarissima è la sua, è più sostenuta quella del maestro cosiddetto di strada, dove c'è un gruppo che collabora, è quella la scuola italiana, e lì si fa scuola, laddove io ho trovato il gruppo che ha sostenuto il modo di fare scuola, i risultati si sono visti e si sono ottenuti. Ora, ecco perché è l'isolamento che fa male, e oggi più che mai non solo è la scuola isolata, sono isolati i lavoratori nelle fabbriche, è isolato l'industriale che deve chiudere e andare via, è isolata
la famiglia senza più il sostegno di un sostegno di una collaborazione dei servizi che deve ottenere. È isolata la donna, è isolata la donna perché deve ritirarsi dal lavoro anche quando ce l'ha. Quindi questi sono i problemi che voi avete posto e che mi pare io colgo in maniera ancora drammatica, anche se sono in pensione, però mi avete fatto tanto emozionare, ecco, vorrei che una scuola... Grazie a lei, grazie a lei. Vi prego solo di dare risposte stringate, stiamo davvero al termine. Chi vuole... No, volevo ringraziare la collega per l'insistenza sul gruppo, perché è una delle cose che ci hanno distrutto e che gli abbiamo lasciato distruggere. Io l'ho pure scritto questa cosa, la ripeto da parecchie parti. Allora, l'unica riforma seria che si può fare è restituire quello che noi chiamiamo lo spazio di pensiero agli insegnanti. Allora, gli insegnanti gli è stata levata la possibilità di riflettere su quello che fanno e gli è stata levata quindi la possibilità di diventare gruppo, e dove c'era il gruppo è stato distrutto il gruppo. Ci sta una cosa, la frammentazione della cattedra di lettere alla scuola media. Nessuno si è reso conto che è un'operazione folle. Per risparmiare qualcosa come 4.000 euro all'anno hanno frammentato la cattedra, che ha significato abolire nella scuola media uno dei punti di riferimento che c'era. Allora, queste sono riforme che si possono fare anche a costo zero, contrariamente a quello che si dice, ma sono riforme che non bastano, perché non passano nella testa delle persone. E la collega che ha detto è il gruppo che mi sostiene, beh, ormai ce ne stanno poche di persone che hanno fatto l'esperienza del gruppo e che sanno che cosa significa stare in gruppo e sostenersi l'uno con l'altro. Quindi, di nuovo io dico, da un lato ci stanno le riforme che chiediamo agli altri, ma poi ci sono le riforme di pensiero che dobbiamo chiedere a noi stessi. Quindi questo discorso dell'isolamento è il centro di tutto questo. Una piccola cosa, il piacere della crescita. Il piacere della crescita deriva dalla reciprocità. Allora, o noi diciamo che nella scuola ci sta una relazione di reciprocità, cioè quindi non è una relazione a senso unico. Io insegno e imparo contemporaneamente, io prendo gli appunti di quello che dicono i ragazzi perché sto imparando e sto ricercando e sto facendo l'intellettuale nel senso migliore del termine, non di quello che prende le cose dai libri, ma quello che produce il libro qui ed ora insieme ai ragazzi. Allora, se io faccio questa operazione in cui ci sta uno specchiamento, in cui ci sta la reciprocità tra me e l'allievo, lì ci sta la gratificazione immediata e c'è la verifica, esattamente come quella dell'artigiano che mette la porta a posto. Perché adesso, proprio perché il tempo è poco, però vi dico che quando riuscite a fare questa operazione, appunto un ragazzino di quelli che tengono la lingua lunga, Russo, niente di meno non ci avete fatto manco magna, e io gli ho risposto e tu non te ne sei accorto. Cioè, se riesce a fare questa operazione, il ragazzino non fa neppure l'intervallo per mangiare, perché è talmente gratificato dal fatto che ci sta questo scambio che partecipa senza chiedersi a che serve, a che non serve, per il godimento immediato che c'ha. Allora, questa cosa è possibile, si può fare, a patto che noi capiamo che la scuola non è fatta per insegnare, ma è fatto per un incontro antropologico, cioè ci stanno due esseri umani che non si chiamano né professore né studente, ma si chiamano uomini, che si incontrano. Da questo incontro poi dopo possiamo parlare anche di studio, ma se non c'è questo incontro non ne facciamo niente. Grazie, grazie, grazie. Io chiuderei su questo concetto che è davvero fondamentale di entrambi i libri. I ragazzi hanno bisogno di noi
insegnanti, ma noi insegnanti abbiamo ancora più bisogno di loro, impariamo da loro. Io per esempio ho imparato la voglia di giustizia, che i ragazzi hanno intatta e grande, e noi perdiamo nel corso della vita. Chiudo con una frase di un grande intellettuale che noi spesso dimentichiamo, forse ci dovremmo riaccostare a questo grande intellettuale italiano. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. Antonio Gramsci. Grazie.